Di Maro Folgari, buonasera amici e amiche, questa sera il collegamento in diretta qui dal campo di Maro, dove il Napoli sta per iniziare la sua seconda fase di allenamento. Dopo quello là mattutino c'è la fase pomeridiana, stiamo aspettando alcuni amici per poter poi accedere all'interno e anche sentire le voci di dentro, le voci dei tifosi, le voci del popolo napoletano, della curva. A breve avremo i nostri microfoni, probabilmente Montervino e forse il collega Antonio Corrado. Seguite il servizio. Stiamo attraversando in questo momento la tribuna dove sono accalcati i tifosi più mi dici com'è il Napoli delle Rancelotti? Speriamo che sia forte, non abbiamo visto ancora niente, abbiamo visto poco. Sei contento di quello che stai vedendo fino adesso o vi aspettate come tifosi qualcosa di diverso, qualcosa in più? Vabbè, ci siamo divertiti, ma speriamo in qualcosa in più sicuramente. Ai nostri microfoni Antonio Corrado, super specialista anche oltre che di calcio, ma soprattutto di campagna acquisti. Questo Napoli è un Napoli completo, è un Napoli a cui manca qualcosa, è sicuramente un Napoli diverso da quello dell'era Sarri. Diciamo che l'organico è quasi lo stesso, è cambiata la guida, la conduzione, Ancelotti sta facendo un lavoro che per certi versi ricorda un po' quello di Sarri con varie modifiche, con qualche novità, però insomma da qui a dire che si rivedrà il bel gioco che abbiamo visto negli ultimi due anni, tre anni con Sarri, secondo me ce ne passa per questo, per poter essere di nuovo competitivi. Come lo siamo stati con Sarri, occorrerà sicuramente qualche nuovo acquisto. E proprio di acquisti volevo fare sulla campagna acquisti volevo farti la seconda domanda. Cosa manca a questo Napoli? Secondo me manca un esterno basso a sinistra, laddove c'è solo Mario Rui, visto che Ghoulam è reduce la terza operazione nel giro di sei mesi allo stesso ginocchio, per cui ampie garanzie e affidabilità non te ne può dare. Poi chiaramente andando via Maggio, che era in età pensionabile già da un bel po', è rimasto soltanto Usai sull'altra fascia a destra, bassa sempre, e quindi occorre necessariamente un altro esterno a destra. Poi chiaramente a centrocampo il Napoli è più che coperto, laddove invece difetta ancora un po' è in avanti, dove sì, Mertens ha confessato la sua disponibilità a restare in azzurro, però le alternative Milik e Inglese non mi danno garanzie tali da poter sostituire degnamente il peperino belga, per cui io mi aspetto un gran bel colpo lì davanti, anche se conoscendo De Laurentiis non arriverà né l'esterno basso a sinistra né il centravanti, per cui arriverà soltanto probabilmente un esterno a destra capace di fare anche la fascia a sinistra. Cavani è in provincia di Salerno. Cavani è in provincia dei sogni dei napoletani, è lontano anni luce da quelle che sono le idee di De Laurentiis. Mi auguro di essere smentito da qui a breve con l'annuncio dell'arrivo di Cavani, ma francamente alle favolette ho smesso di credere da un bel po'. Sì, adesso il Napoli quest'anno andrà sicuramente bene, il Napoli che mi aspettavo. Non manca qualcosa dal tuo punto di vista? Io spero che arriva Cavani, forse per completare il cerchio definitivo, diciamo. Ed ecco che dalla curva si alza il coro del Napoli, che è diventato praticamente un marchio di fabbrica. Chi si aspettava di vedere un Napoli della continuità resterà deluso. C'è un Napoli nuovo, un Napoli diverso. Diciamo che sostanzialmente
quella che è la struttura è rimasta, passaggi brevi, veloci, ma con tagli che attraversano praticamente la fascia di centrocampo. Novità sicurissima è assolutamente la metamorfosi di Mertens e di Hamsik. Capitan Hamsik dovrà ricoprire il ruolo e si è reso disponibile a ricoprire il ruolo di regista, quindi assisteremo a un Napoli completamente cambiato. Mertens e Hamsik saranno 4-5 metri indietro rispetto alle posizioni naturali. Da qui a vedere, a immaginare il Napoli sarriano ce ne vuole. Si è aperto un altro ciclo, il Napoli di Ancelotti. Ancelotti dice che questa rosa è sufficiente. Certo, se arriverà qualcosa di nuovo lui non disdegna. Al momento vuole valorizzare tutte quelle figure che fino ad oggi avevano fatto lunga panchina. L'organico dal suo punto di vista, e nessuno lo può dubitare visto il peso di questo straordinario allenatore, l'organico è effettivamente efficiente ed efficace, sufficiente per andare avanti su tutti e tre i fronti che il Napoli si appresta ad affrontare per il prossimo campionato. Qui a Di Maro Val di Sole sta piovendo, c'è tutto tranne che il sole. Purtroppo ogni tanto, anche ieri c'è stato un acquazzone, purtroppo ogni tanto questi scorci di pioggia improvvisi poi si ingrigisce, ma in campo i ragazzi stanno finendo la parte di rifinitura di allenamento. C'è stata una partitina breve ma con scambi veloci, abbiamo visto un Ancelotti molto molto attivo in campo che sollecitava cambi di passo e soprattutto di posizione. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.